Se mercoledì dopo la partita di Coppa eri soddisfatto, questa sera dovresti essere maggiormente soddisfatto. Ma sì, abbiamo secondo me interpretato bene quello che dovevamo fare, soprattutto gli step che stiamo mettendo per continuare a crescere. Siamo una squadra che adesso stiamo murando e difendendo, cosa che nel giorno d'andata abbiamo fatto poco, quindi facciamo tanti punti con la battuta e poco con il muro alla difesa, invece adesso iniziamo a essere una squadra più quadrata a metà punta. Senti, le prossime partite, la Coppa e poi la trasferta in Cisterna, qua avevi annunciato un certo ricambio, hai inserito Caliberda, lo farei anche nelle prossime gare? Ma sì, abbiamo intanto bisogno di lavorare sulla parte tecnica con tutti i giocatori e fisica. Abbiamo due partite alla settimana, quindi è importante far giocare i giocatori, che prendano anche il ritmo, anche perché quando poi ne hai bisogno devono avere il ritmo gara. Quindi diciamo, questi cambi servono a dar respiro ai giocatori e a far prendere ritmo. Però, come dico sempre, se lo devono conquistare, perché se poi non ti alleni bene non giochi. Ascolta, hai dato spazio anche a tanti ragazzi che a volte non c'è possibilità di vedere in campo. Vero, punteggio permettendo lo possiamo fare, dipende sempre dalla qualità di gioco che abbiamo e dall'allenamento, ripeto, cioè, se ti alleni bene puoi stare in campo. Comunque vedere l'esuberanza di un ragazzo come Osorio è sempre piacevole anche per il pubblico. Ha tanta energia e tanta fisicità, però questo è un gioco che serve saper gestire tutta questa energia e fisicità con la tecnica, quindi il ragazzo che si sta allenando e se abbiamo l'opportunità lo metteremo in campo. Mi sei riparato molto di allenamento, sei soddisfatto di come si sta, come interpreta la settimana Modena Volley, cioè quello che vediamo in campo è il riflesso di come stanno andando i ragazzi in settimana? Assolutamente, cioè ci siamo imposti degli obiettivi tecnici proprio, che partono da quanto tu in allenamento riesci a gestire delle situazioni di gioco, no? Che sono tante volte, soprattutto sulla difesa, è una volontà, un atteggiamento che devi avere. Sul discorso del muro invece c'è una componente tecnica, ci stiamo lavorando tanto, però devo dire che abbiamo fatto uno switch perché, ripeto, anche aiutati nella nostra battuta, che sicuramente siamo una squadra che batte bene, però abbiamo fatto un giorno d'andata dove raccoglievamo poco il muro e adesso invece iniziamo a fare punti utilizzando il muro, utilizzando la difesa.